questa città sta dimostrando che si può investire. Investire significa fare economia, produrre lavoro, e bisogna farlo sempre di più credendo che ci sono delle opportunità concrete. In questi anni abbiamo visto una città cambiare, siamo solo agli inizi, e col mio messaggio ho voluto dimostrare che oggi a Napoli si può investire, si può fare economia, si può fare impresa, si può fare innovazione, nuova tecnologia, start-up, la città d'Europa col maggior numero di giovani, talento e creatività. Ovviamente bisogna fare in modo che anche gli investimenti che vengono fatti nella nostra città possano produrre rapidamente risultati di una migliore vivibilità, più economia che si muove, maggiori consumi e più posti di lavoro. Grazie. Sindaco, lei prima parlava di 3 milioni di investimenti. Sì, 3 miliardi. 3 miliardi di investimenti che arriveranno in città. Sono già in atto, diciamo. Nei prossimi 3 anni ci saranno 3 miliardi di euro di opere pubbliche per la nostra città. Stamattina si leggeva sui giornali che lunedì ci sarà la firma del patto per Napoli a Roma, lo conferma? Il 6 marzo ci sta una firma importante, non il patto per Napoli che è stato già firmato, e sono i progetti relativi ai bando per le periferie, quindi in particolare Vele, per capirci, e non solo, ma noi ci auguriamo che da qui alla fine della primavera ci siano, da qui anzi all'estate per essere più cauti, due firme importanti, come ho detto, Bagnoli e Napoli Est, sono due risultati storici oltre le Vele, e questo lo voglio sottolineare, è esclusivo merito della capacità di questa città di credere nelle proprie forze, come si diceva prima, forze del lavoro, forze istituzionali, forze economiche. E l'abbiamo fatto proprio perché la città è rimasta autonoma, la città ha creduto nella sua capacità di riscatto, abbiamo in qualche modo fatto comprendere alle altre istituzioni che bisogna sedersi ai tavoli, e abbiamo fatto tutto questo proprio ereditando una situazione drammatica a causa di una mala politica, e l'abbiamo fatto anche quando qualcuno all'interno delle istituzioni, invece di darci una mano, ha cercato costantemente di accoltellarci o metterci in difficoltà. Quindi questo vi fa comprendere la cifra della potenza che ha questa città e quanto ancora si può fare, soprattutto se le altre istituzioni giorno per giorno, mese per mese, si rendono conto di quanto può essere utile cooperare istituzionalmente con la città di Napoli, ognuno con la sua differenza e con la sua peculiarità. Con Bagnoli ci stiamo riuscendo, patto per Napoli siamo riusciti, periferie ci stiamo riuscendo, proveremo ancora di più a riuscirci e proveremo anche a convincere qualcuno meno lontano del governo che sta più vicino nella nostra città, che deve capire che la cooperazione istituzionale è fondamentale per i nostri territori. Ieri è stata consegnata la perizia sui fogli di Bagnoli. Sì. E ci potrebbero essere problemi per lo sviluppo del piano urbanistico, bisognerà cambiare qualcosa. Guardate, qua vorrei sottolineare che Bagnoli si è mossa dopo l'ordinanza chi inquina paga, che io feci nel dicembre del 2013, e non a caso aveva ad oggetto proprio l'inquinamento. Il governo si è impegnato a fare la bonifica, si è impegnato a farlo indipendentemente dal livello di inquinamento. Più c'è inquinamento, evidentemente più c'è bisogno della forza dello Stato e più c'è bisogno di soldi. Quindi il livello di inquinamento deve misurare la cifra della rapidità dell'intervento del governo e della quantità di risorse economiche necessarie. Noi per il resto siamo pronti non solo a dare la mano, come sta facendo, per le bonifiche, ma anche per la rigenerazione urbana. Entro l'estate, quindi prima che si vada a votare, governo nazionale, città di Napoli e governo regionale devono firmare l'accordo su Bagnoli, che riguarda appunto bonifiche, che tra l'altro sono già in atto una serie di procedure, e rigenerazione urbana complessiva.